L'amarezza per non aver compiuto l'impresa sul campo del Palabigi è grande, ma l'affetto della cittadina del Lino farà ritrovare il sorriso ai ragazzi di questi sacrifici. Oggi, squadra e staff tecnico alle 19.15 saluteranno i tifosi al campo Cori, nel corso di Sprotesi, sicuramente il modo migliore per cancellare la delusione maturata in questi ultimi mesi. I dettagli, gli episodi, il differente apporto delle due panchine hanno fatto la differenza nella serie con Reggio Emilia. Da un lato c'è il rimpianto per non essere riusciti a raggiungere una finale che sarebbe stata meritata, dall'altra c'è la grande soddisfazione per aver rivoltato una stagione che fino a dicembre sembrava essere la fotocopia delle precedenti, un incubo. La squadra biancoverde ha avuto il grande merito di stravolgere il suo campionato, ridando vitalità ad una piazza appassionata di basket, ma che anno dopo anno stava morendo. Ragland e soci sono riusciti a restituire interesse per il basket, ridando dignità alla Scandone, che oggi, con il sostegno economico della Sidigas, può avere la possibilità di confermarsi tra le realtà del basket italiano. La vera sfida di Sacripanti, Alberani e De Cesare è trasformare la Scandone da squadra di Serie A a club di massima serie. Non sarà facile, ma bisogna sfruttare il tesoro di questi ultimi mesi.